Wabalabadabdab e bentornati su Nomma M'Ammazzo. Per chi non mi conoscesse, io leggo Dylan Dog saltuariamente da quando ero piccolo, però diciamo che l'ho riscoperto qualche anno fa passando proprio per il Color Fest. Quindi mi sono reinnamorato di Dylan Dog dai suoi colori sgargianti. E oggi andiamo a parlare proprio del Color Fest di questo trimestre dal titolo Nuove Visioni, che comprende però tre storie brevi al suo interno, ognuna con il proprio titolo, e poi andiamo a vederle. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno, di condividere il video con tutte le persone che conoscono e amano Dylan Dog, e di soprattutto commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero del Color Fest. Vi ricordo sempre anche di iscrivervi agli altri miei social, in particolar modo Instagram, in cui potete rimanere aggiornati su tutto quello che uscirà sugli altri miei social, e sul sito Viola, dove sto facendo delle live a tema sempre nerd. Come stavo dicendo prima, io sono stato rapito, mi sono reinnamorato di Dylan Dog grazie al Color Fest, e questo è uno di quei numeri che fa questo compito, ovvero che tu lo prendi per caso in edicola magari e vieni rapito dai suoi colori, dai suoi disegni, dalle sue storie brevi ma che ti sballano la testa, ti portano nel loro mondo e tu non ne vuoi più uscire. Tra l'altro, questo è un compito che in realtà dovrebbe essere affidato alla testata principale, che invece sta soffrendo di avere troppe aspettative attorno a sé, e cercando di accontentare tutti rischia di non accontentare la maggioranza delle persone. Purtroppo la testata principale di Dylan Dog ha questa nomea, questa aura sacra che fa molta fatica a togliersi, aura sacra che invece non ha l'Old Boy, che però appunto non sta convincendo neanche quello al 100%. Come Dylan Dog, qua invece io ci trovo davvero il vero Dylan Dog. Poi magari alcuni di voi non saranno d'accordo perché legano Dylan Dog a un certo tipo di disegno, al bianco e nero, alla griglia A6 molto antica, non è per le sperimentazioni, eccetera, eccetera, però qua come quello che mi trasmette io sento Dylan Dog. Come ho detto prima, ci sono tre storie brevi, quindi partiamo proprio. Prima vorrei parlare del disegno, proprio dove alcuni appunto non riescono a trovarsi nei disegni del Color Fest, e poi parliamo della storia. Innanzitutto partiamo dalla copertina che è disegnata da Prenzi. Vi metto qui sotto in descrizione il suo profilo Instagram, così potete seguirlo, e anche tutti i profili Instagram degli autori presenti in questo numero, così potete seguirli. Farò così d'ora in poi, qualora ci fosse appunto un profilo social degli autori che fanno parte di questi fumetti. La prima storia è disegnata da Lelio Bonacorso e è stata colorata da Stefania Acquaro. Devo dire che questa è la classica storia che tu la prendi e vieni portato nel mondo di Dylan Dog, una splash page coloratissima con luci e ombre fantastiche di Dylan Dog in primo piano, con come sfondo il suo studio famosissimo con il Rocky Horror Picture Show, il poster, il veliero, la penna d'oca, c'è anche il teschio per citare Della morte e dell'amore, tutto nel posto giusto. Questo numero ti dice: ok, io adesso me lo leggo tutto. La storia si chiama I figli del voodoo. Queste tavole sono proprio un pop art, ci sono dei colori netti. Mi sembra più che un fumetto, un film d'animazione di Dylan Dog che vorrei assolutamente vedere. Abbiamo un Groucho che ha sempre delle pose molto dinamiche. Cioè, vedete, non c'è mai staticità, anche se la griglia è magari classica, diciamo, non si sfora troppo dalla griglia 6. Vediamo un Groucho che con quel vassoio riesce a tenere in equilibrio tutto il fumetto. Per quanto riguarda invece la storia parla di un tema molto importante, molto scottante, cioè il tema della prostituzione, dello sfruttamento, della riduzione anche in schiavitù, e lo fa con una metafora molto pessimista, di come il male non si possa sconfiggere, il male si riforma sempre, anche se tu lo sconfiggi, tu distruggi un'organizzazione di appunto di sfruttamento della prostituzione, ce n'è un'altra pronta a partire. Il tema di questa storia breve è questo. Devo dire, se devo trovargli un difetto, ecco, parliamo anche dell'autore, soggetto e sceneggiatura di Marco Rizzo, se devo trovare un difetto a questa storia è che ne avrei voluto di più.
Un tema così lo avrei voluto su una storia, non dico di 98 pagine, ma una storia più lunga di quella che abbiamo assaporato, perché il finale è abbastanza frettoloso e mi sarebbe proprio piaciuto che si approfondisse questo tema, magari più avanti, o magari nella testata regolare, seppur dovremmo rinunciare al colore. Mi piacerebbe, è un tema che dovrebbe toccare la testata regolare di Dylan Dog. La seconda storia invece si apre sempre con una fantastica splash page che ricorda molto un quadro alla Van Gogh o se preferite la locandina o il film Midnight in Paris. Mi ha ricordato molto queste tinte. Tra l'altro i disegni sono di un certo Tanzillo, l'avete già sentito? Ne parlo sempre. Come copertinista, uno dei tre copertinisti di Samuel Stern. Tornando a noi, la storia a livello di disegni invece è totalmente diversa dalla prima, che era molto più film animato, molto più cartoon. Qua invece abbiamo quello che a me ha ricordato uno di quei videogiochi stile Life is Strange, cioè un'avventura grafica, perché si vede proprio come il soggetto risalti molto di più rispetto allo sfondo, come se fosse un personaggio giocabile rispetto a uno sfondo fisso. Questo mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda invece anche la storia, che vado a leggere, scusate, la storia di Giovanni di Gregorio, credo sia quella migliore delle tre, nel senso che è la più completa ed è la più adatta per essere una storia breve. Poi vediamo anche l'ultima, però diciamo, mentre della prima avrei voluto di più, questa storia, se fosse stata più lunga, probabilmente mi avrebbe annoiato, sarebbe stata ridondante, ripetitiva. È stata perfetta per le pagine che ha avuto a disposizione. In questo senso, è la migliore delle tre. Piccola chicca, parla di come. Non voglio svelarvi troppo, però è una metafora anche. È una citazione, un omaggio a Peter Pan, all'isola che non c'è, al fatto che Dylan Dog sia un eterno Peter Pan, come anche chi lo legge, del fatto che la ragazza, la donna di Dylan Dog di questo mese, di questa storia si chiama Wendy e di come abbia delle visioni di pirati, di coccodrilli, di sirene. È tutta una grande metafora, su Peter Pan, su quello che associamo noi a Peter Pan, cioè la voglia di non crescere, e sul fatto di come Wendy, che appunto vive a Londra e non sull'isola che non c'è, sia andata sull'isola che non c'è per un breve periodo, rapita dal nostro Peter Pan, che è Dylan Dog. Quindi mi è piaciuto tantissimo anche questa metafora, mi è piaciuto tantissimo il finale, che devo dire non me l'aspettavo, un metafinale, diciamo, non voglio svelare troppo, mi è piaciuta davvero tanto. Per quanto riguarda invece la terza storia, è stata scritta, sceneggiata e disegnata da Stefano Simeone. Il vantaggio proprio di questa storia è, credo sia questo, il fatto che sia tutto frutto dello stesso autore e di come questo autore abbia usato il disegno anche per raccontare la storia, cioè quello che noi vediamo a livello di disegno, ma anche a livello di colori, perché questa storia è fondamentale, il colore, non potevano usarla nell'Old Boy o nella serie classica, proprio perché si basa proprio tutto sul colore, e il colore racconta la storia, perché il colore che vediamo è il colore del punto di vista del protagonista, non Dylan Dog, ma la persona che ingaggia Dylan Dog per indagare su questo caso. Mi è piaciuta molto questa unione di narrazione e disegno. A livello di storia ho avuto paura all'inizio, dato che si apre in un ospedale, in un manicomio, diciamo, con un paziente che ingaggia Dylan Dog, ho temuto tantissimo che fosse troppo simile alla Lettera Bianca, il primo numero del Color Festa che io ho mai recensito, ve lo metto qui, ve lo metto anche in descrizione perché è un video a cui tengo tantissimo. E per certi versi lo è, per certi versi è molto simile alla Lettera Bianca. Qui il messaggio è che la realtà è soggettiva, cioè quello che noi vediamo non è per forza la realtà, la mia realtà non è la tua realtà. Se devo trovare appunto una pecca a questa storia è che il finale cliffhanger, perché c'è un finale cliffhanger, c'è un finale aperto, è un po' troppo aperto, sembra davvero troncato e mi viene da chiedere appunto se questa storia e la prima storia non fossero state inizialmente un pochino più lunghe, fossero state tagliate per restare
nelle pagine richieste da questo color fest. Ecco, se devo trovare proprio un difetto alla prima e l'ultima storia è proprio questa cosa. Sono storie brevi che avrebbero meritato almeno 5 pagine in più ciascuna. Tutto lì. Spero di essere stato conciso, di non avervi svelato troppo del Color Fest. Ovviamente ve lo consiglio tantissimo. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.